Passeremo alla lettura, come ho detto prima, di tre poesie di grandissimi poeti contemporanei che sono mondialmente riconosciuti tra i migliori. Parlo di Salvatore Quasimodo, di Eugenio Montale e di Giuseppe Andreotti. Sono i tre classici. Come non recitare oggi, che è la giornata mondiale della poesia, una poesia di ognuno di questi. Grazie, sentiamo. Di Salvatore Quasimodo, ora che sale il giorno. Finita è la notte e la luna si scioglie lenta nel sereno, tramonta dai canali. È così vivo settembre in questa terra di pianura. I prati sono verdi come nelle valli del sud a primavera. Ho lasciato i compagni, ho nascosto il cuore dentro le vecchie mura per restare solo a ricordarti, come sei più lontana della luna, ora che sale il giorno e sulla pietra batte il piede dei cavalli. Eugenio Montale, Meriggiare pallido e assorto. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto. Ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo e sulla veccia spiar le frie rosse formiche, che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocce e cozze di bottiglia. Giuseppe Ungaretti, San Martino al Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca, e il cuore il paese più straziato. Poesie, per dire bellissime, dire niente, ma insomma, voglio ringraziare Andrea per la sua splendida recita. Bene, superato questo step qui, io direi di passare la parola al nostro critico Massimo Cigliacco. Sentiamo cosa ci dirà. Nessuno sa che i poeti grondano acqua come pianta assoluto e che c'è sempre una rondine che migra, bellissima e sola, che va a posarsi sui loro talenti. Con questi versi di Alda Merini vi voglio dare il benvenuto a questa serata, a questo incontro, in questa occasione particolare. È un augurio che lancio a chi ama la poesia e a chi crea attraverso la poesia, anche se dire creare e poesia è quasi mettere qualcosa di ridondante. La poesia è per sua natura creazione, come ben avevano capito i greci. Poiein significa fare, creare, appunto. E la mia grande passione, Dante Alighieri, nel divulgare eloquenza, lui che si intendeva abbastanza direi di poesia, sosteneva che poesia è fictio retorica musicaque poeta, una rappresentazione appellita attraverso la tecnica retorica e creata proprio per mezzo della musica. Proprio questa è l'essenza che si ritrova nella musica e che si deve ritrovare anche nella musica contemporanea che si compone in questi anni. La capacità di creare attraverso le parole una specie di sinfonia musicale
in versi. Ed è questo che vorrei sottolineare per quanto riguarda la poesia contemporanea. Sempre rifacendomi al greco, la poesia non è e non può essere soltanto ananche, soltanto bisogno, necessità. Non c'è anche oggi solo bisogno della poesia. La poesia è indispensabile. E non è che la poesia serva. Esattamente come la filosofia, la poesia non è serva di nessuno. È il modo, è quella fuoriuscita, quello squarcio, quella ferita nella nostra intimità per cui abbiamo bisogno di comunicare prima di tutto a noi stessi e poi agli altri da noi quello che ci preme dentro. Abbiamo bisogno di chiarirlo. E dipende poi dalla nostra capacità, dal talento, che vi faccio notare era una moneta e quindi ha un suo valore, anche se ormai a livello di poesia è un valore spirituale, di quella capacità che abbiamo avuto in dono di ritrasmettere ciò che sentiamo, ciò che percepiamo della realtà, prima di tutto chiarendolo per noi stessi, a noi stessi attraverso la parola, e poi comunicandola agli altri. Dimostrazione di questo è il fatto che, nonostante tutto quello che potete sentire dire, la poesia non è per nulla in declino. Ve lo posso assicurare io che qui a Firenze, ma non soltanto a Firenze, anche in altre parti d'Italia e del mondo, addirittura fuori d'Italia, vi assicuro, sento un rifiorire continuo della parola poetica. Vengo di continuo contattato da persone che scrivono poesie o vogliono confrontarsi su poesie altrui. Mi può capitare di tutto. Mi è capitato l'anno scorso di essere invitato ad un convegno dantesco dall'Università Jagellonica di Cracovia e di sentire una di queste studiose come me di Dante, polacca, che mi propone di leggermi nella lingua originale le poesie della Szymborska e di farmi confrontare con la traduzione, con il testo a fronte in italiano. Oppure mi può capitare di trovare giovanissimi, veramente giovanissimi poeti che mi fanno confrontare con le loro poesie, addirittura studenti che arrivano in prima liceo e hanno creato un libricino di poesie e mi chiedono di leggerle. Vedete quindi, non è solo bisogno, non è solo necessità, ma proprio come sosteneva Alda Merini introducendo la raccolta poetica di un ragazzo 19enne, è che la poesia, questa forza creatrice, sceglie lei da chi andare. È un dono terribile quello della poesia. È proprio come amore. Sono dei signori, delle divinità, chiamiamole così, tirannici. Ci obbligano in qualche modo, ci forzano a questa esplosione, a questa ferita che invece di essere dall'esterno verso l'interno, è dall'interno e vuole esplodere in noi e nel mondo. Mi sono ritrovato in questi anni, come vi dicevo, a confrontarmi con proposte poetiche di persone di tutte le età, persone che possono essere appunto degli appena adolescenti, poco più che bambini, e persone invece già molto in là con gli anni, che propongono cose passate e presenti, e non è una questione, guardate, di cultura, perché vorrei sconfessare praticamente tutti i critici letterari degli ultimi decenni, pensate un po' che presunzione, che dicono appunto che non si sa più fare poesia, che è un modo di fare ripetitivo. Io mi sto rendendo conto invece, confrontandomi negli ultimi anni con le poesie che mi vengono proposte, che finalmente l'imitazione della sperimentazione alla futurista, e guardate che dal futurismo sono passati ormai più di 100 anni dalla nascita del futurismo, di imitazione di grandi poeti come quelli appena letti, Quasimodo, Montale, Ungaretti, di modo di fare poesia alla Gruppo 63, Sanguinetti, o di modo di fare poesia difficile, impervia come quella di Franco Fortini, sta finalmente esaurendosi. Io negli ultimi anni mi confronto con persone di tutte le età che stanno cercando, viva Dio, un modo originale di fare poesia, un modo che non rassomigli più a nessuno, un modo che non trova paragoni, tant'è vero che proprio ieri sera alla Biblioteca Comunale di Scandicci mi sono ritrovata a presentare il libro di poesie di una poetessa con un critico letterario presente che contestava la mia presentazione dicendo
ma comunque questa è una persona, un insegnante di lettere, una persona che ha una buona cultura, non può non fare i conti con Montale, con la poesia del Novecento, con la tradizione poetica. È proprio questo il bello. La poesia, se ci pensate, in realtà, con la preparazione accademica che possiamo avere, non ha poi molto a che fare. La poesia è davvero qualcosa che sgorga da dentro. È chiaro che poi, per essere, per diventare poesia, deve permetterci anche certe conoscenze tecniche. Basti l'esempio di Montale. Montale si può permettere di fare una poesia antipoetica, antimusicale, perché era un bravo musicista, sapeva bene come si suonava uno strumento a fiato, ed era un bravo cantante lirico, un bravo baritono. E quindi era una persona che, conoscendo le regole della musica, poteva permettersi di creare in modo positivo, ben cosciente, confrontandosi con tutta la tradizione poetica, dalla conoscenza dei poeti greco-latini a Dante Alighieri, che infatti viene anche in parte ripreso proprio nella poesia letta, o in altre poesie che riprendono proprio evidentemente le scelte tecniche del tredicesimo canto dell'Inferno. O anche, voglio dire, ci può essere un modo di far poesia per cui il verso viene talmente frantumato da diventare anche una sola parola isolata, come ci si insegna Ungaretti, che dalla raccolta all'allegria ci ha proposto, attraverso la voce del nostro attore, ci ha proposto qualcosa che è veramente far filtrare nella poesia una durissima esperienza di vita, quella della guerra di trincea nelle Doline del Carso. Ma quello che veramente sta caratterizzando la poesia contemporanea è proprio questa ricerca di una cifra originale. La ricerca che non nega sicuramente la tradizione poetica millenaria che abbiamo alle spalle, ma che sta trovando vie nuove senza i vuoti sperimentalismi di un futurismo ormai pienamente esaurito. È proprio una ricerca genuina e sincera che sento, e questo mi lascia ben sperare, di questa cifra stilistica propria che però parli della vita, dell'esistenza, di ciò che uno percepisce dalla natura e dal contatto con gli altri. È in questo senso, quindi, che la lezione poetica può diventare linfa da rielaborare, da far propria per chi vuole far poesia oggi. Io ho partecipato anche come giurato, proprio come giudice,